Ciao a tutti da Miranda e benvenuti sul mio canale. Vado a fare le previsioni per la settimana prossima con i segni zodiacali dal 31 agosto al 6 settembre 2020. Quindi post-it arancio, segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Il post-it verde, segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Quello azzurrino, Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. E poi per finire, Acqua, Cancro, Scorpione e pesciolini. Allora inizio dal post-it arancio, leone, ariete e sagittario. Allora, la prossima settimana poi andate a vedere anche quelli generali, appunto, che ho fatto e li metterete insieme, se avete poi scelto cose, se coincideranno. Allora, avranno dei ritardi la prossima settimana i segni di fuoco per qualcosa che magari aspettano, che stanno aspettando. Ci saranno all'inizio della settimana dei ritardi, dei ritardi, poi delle notizie che riguarderanno appunto l'eredità, anche la famiglia, e purtroppo ci saranno un po' di accuse, magari delle accuse con i parenti, magari avete un po', non litigi, ecco, un po' di battibecchi, un po' di chiarimenti. Dovrete chiarire qualcosa, magari anche con un fratello, con un padre, con una madre, ma io ci vedo più dei chiarimenti magari con un padre o con un fratello, comunque anche magari con una partner, una moglie, un marito. E comunque in verità, andiamo a vedere le altre carte perché non è ancora finita. Tanta fortuna in amore, sì, 9 di coppe. Quindi l'amore, diciamo, per i segni di fuoco sarà fortunato la prossima settimana, almeno quello, fino adesso. Sì, i ritardi li abbiamo visti, se state aspettando magari un lavoro o qualcosa, appunto, ci saranno dei ritardi. Con la carta del bagatto, bellissima carta, significa appunto che qui ci vedo trionfo di denari, affari soprattutto. Oppure anche per l'amore, molte donne potrebbero, scusate, conoscere un uomo pronto per l'amore. Eccolo qui, che sarà anche benestante, perché questa carta mi parla, diciamo, mi parla d'amore, ci vedo, ecco, un uomo presente pronto per l'amore, però mi parla anche di denari, anche di progetti lavorativi che potrebbero andare in porto, appunto, con la carta del bagatto. E quindi diciamo una bella settimana per i segni di fuoco. Avete avuto delle sofferenze in amore? Eh sì, vi vedo ancora, vi vedo un po' sofferenti. Avete avuto sì un po' di sofferenze, sì, o avrete ancora un po' di sofferenze purtroppo la prossima settimana. Però la presenza di un nuovo amore ce lo vedo, ce lo vedo. Potrebbe anche esserci, e diciamo un ritorno, però siccome in quella, appunto, nelle energie, se andate a vedere le energie femminili, è uscita la carta della separazione, quindi diciamo coincide, ecco, magari avrete un po' di sofferenze o magari per un ex, ecco. Che cosa vi dicono gli angeli? Risoluzione pacifica. Quindi comincerete a stare bene, perché ce lo dice anche la carta del 9 di coppe. Ricordate che ci saranno un po' di ritardi a inizio settimana oppure durante la settimana o fine settimana. Il bagatto successi, quindi state tranquilli, ponetevi la domanda e il mio quadernino vi risponderà. Non confonderti davanti alle false promesse, rifletti. Non confonderti alle false promesse, rifletti. Quindi mi raccomando, sii prudente, un po' di prudenza. Andiamo a vedere i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Fortuna, tanta fortuna per i segni di terra. Avranno fortuna, un'altra carta bellissima della fortuna, mi parla di soldi, mi parla di denaro, mi parla di viaggi. Probabilmente dovrete spostarvi per lavoro, chissà, per amore, per affari. Vediamo, bellissima carta, caspita, che settimana fortunata, l'asso di denari, e caspita, tantissima fortuna avrete la prossima settimana.
Allora, dovete sentire anche il vostro ascendente segno lunare. Se non lo sapete, contattatemi privatamente e ve lo farò. Anche per i consulti privati, troverete la mail in basso in descrizione sotto ai video. Mi raccomando, prenotatevi che vi aspetto. Andiamo a vedere le altre carte. Per le donne potrebbe esserci un uomo che però. L'arrivo di un uomo che però non sarà pronto per l'amore, quindi per i segni di terra ci vedo tanta fortuna nel denaro, nel lavoro. Eh sì, un po' di sofferenze in amore le avete già avute, però è uscita la carta al contrario, quindi ci sarà una ripresa o di una relazione o meno sofferenze. Infatti, gli angeli vi dicono grandi cambiamenti felici. Andiamo a vedere, ponetevi la domanda. E il mio quadernino vi risponderà. La risposta è dentro di te, adesso puoi sorridere. La risposta è dentro di te, adesso puoi sorridere. Mi raccomando, sorridi. Andiamo a vedere appunto i segni di aria, gemelli, bilancia, acquario, posti, azzurrino. Allora, la prossima settimana la presenza di un uomo, eccolo qua. Oppure voi uomini sarete belli battaglieri perché quest'uomo qua è pronto per l'amore. E per gli uomini la presenza di una donna, per i segni appunto di Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. Eh sì, e poi tutto ciò che riguarda la famiglia, sicuramente dovrete lavorare tanto per la famiglia, sentirete appunto il peso della famiglia, anche il sette di denari me lo dice che lavorerete tanto, tanta fortuna sul lavoro, e beh il lavoro ce l'avrete, non vi mancherà, e meno male appunto perché se c'è il lavoro c'è tutto, infatti. Poi abbiamo appunto la torre che ci dice che ci sarà un capovolgimento di tutta la situazione e quindi cose nuove, cose belle, passerete dal negativo al positivo, al positivo. E poi questa carta qui mi parla d'amore, quindi notizie per l'amore positive ce la vedo. Ci vedo nuovi inizi oppure anche dei ritorni, sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda le donne. Che cosa vi dicono gli angeli? No, gli angeli vi dicono di no. Quindi probabilmente per qualcosa che succederà la prossima settimana con la torre. Qualcosa non andrà in porto. Potrebbe andare bene l'amore, potrebbe andare bene il lavoro, perché magari questa carta ci parla un po' magari di fatiche lavorative, per cui magari potreste avere, ecco, anche un po' di problemi, diciamo, troppo lavoro o fatica, fatiche di lavoro. Ecco, qui ci vedo fatiche di lavoro, sì. Quindi andrà meglio l'aspetto amoroso, secondo me. E poi anche per la famiglia, appunto, sentirete il peso della famiglia, quindi dovrete lavorare molto. Fatevi la domanda e il mio quadernino vi risponderà. E vi dice: non avere sensi di colpa e sii ottimista. Non avere sensi di colpa e sii ottimista, mi raccomando, eh? Mi raccomando, perché con la torre ci sarà un capovolgimento della situazione. Andiamo a vedere per finire segni di acqua, cancro, scorpione e pesci. Verdetto, una risposta imminente, magari per un'udienza, dovrete andare in tribunale, per un divorzio, potrebbe anche essere un discorso fra parenti o coppie, eh? Diciamo che poi finirà un brutto periodo, vi avvierete verso un periodo migliore e felice perché c'è il sole, questa porta che si apre. Siete delle persone molto chiaroveggenti, quindi avrete una certa telepatia la prossima settimana che vi sentirete le cose che accadranno. Sì, e beh, è una cosa rara, è un dono. Per le donne l'arrivo di un uomo, ma ahimè, non sarà pronto per l'amore perché è uscito al contrario. E quindi adesso andiamo a vedere le altre carte, perché qui ci dice appunto la temperanza è uscita anche al contrario e ci dovrebbe essere appunto un travasare, ecco, delle cose negative, positive, perché qui è uscita la carta del sole, quindi temperanza e sole. Si abbinano anche se è uscito al contrario, perché la carta del sole ci fa capire che andrete avanti.
davanti appunto a un periodo migliore, eh? Mi raccomando. Andiamo a vedere le altre carte. Un pochino di liti ci sono state, ci sono state. Avete un po' discusso col vostro partner o la vostra partner. Qui ci vedo un po' di tristezza. Siete insieme qua. Questa è la carta dei tarocchi dell'amore. Però appunto il periodo passerà, eh? Forza e coraggio, ce lo dice appunto anche la carta della temperanza. Che cosa vi consigliano gli angeli? La risposta è no. No, la risposta è no per appunto, magari per qualcosa che avete chiesto, ma non chiedere al mio quadernino, ma le carte vi dicono la risposta è no, probabilmente magari riguardo quest'udienza, non ci sarà magari una decisione per qualcosa appunto per la prossima settimana, gli angeli vi dicono di no, che potrebbe essere che appunto il periodo sarà favorevole. Magari non sarà favorevole per la coppia, magari per un ritorno, perché il cavaliere è uscito al contrario. Contattatemi appunto che vi saprò dire di più con un consulto privato. Ponetemi la domanda, forse il mio quadernino potrebbe darvi una risposta più precisa per quello che volete sapere. Se ti guarderai allo specchio, avrai la tua risposta nascosta dentro di te. Quindi, se ti guarderai allo specchio, avrai la tua risposta nascosta dentro di te. Mi raccomando, guardandoti allo specchio saprai la verità, scoprirai quello che veramente vuoi. Questo ti vuole dire il mio quadernino, una frase appunto che ho scritto io sempre, no? A parole mie e con la mia testa. Quindi rifletti bene, mi raccomando. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettetemi un bel like se vi è piaciuto, ringrazio tutti i nuovi iscritti, vi aspetto sul mio canale e iscrivetevi cliccando la campanellina scura sulla destra per ricevere tutte le notifiche. Vi auguro a tutti un buon fine settimana e prossimi video. Scusate se non so se mi assenterò per qualche giorno, ma io spero di no, perché quando ho avuto appunto quei problemi tecnici che non si caricavano i video, sto cercando di risolvere appunto con una tecnologia diversa, ecco, con un altro attrezzo. Per cui mi sto il tempo di attrezzarmi, ma io spero di essere in onda, non dico appunto fra 2 giorni, ma anche prima, eh. Spero di caricare presto altri video e vi aspetto sul mio canale, eh. Va bene, ciao a tutti da Miranda, alla prossima!